sociale. Don Fiore Menguzzo Pisa ha ricordato il suo sacrificio con una cerimonia in sua memoria. La città di Pisa e l'associazione culturale Il Mosaico hanno ricordato Don Fiore Menguzzo nel giorno del 79° anniversario della sua uccisione, avvenuta a Mulino di Stazzema per mano dei nazisti. Don Menguzzo e i suoi familiari infatti furono i primi martiri di quel 12 agosto del 1944, quando a furia delle SS si abbatté su Sant'Anna di Stazzema. La commemorazione a cui hanno aderito anche le associazioni combattentistiche e l'ANPI si è svolta in via Beccaria, di fronte all'abitazione che Don Menguzzo condivideva con i suoi familiari. Sì, Don Fiore Menguzzo, ormai sono 10 anni che l'amministrazione comunale di Pisa lo ricorda proprio in questa via dove da giovane lui la frequentava perché c'era l'abitazione familiare ai tempi dei suoi studi seminarili. Pisa ha sottoscritto un patto insieme ad altri comuni, fra cui Stazzema e Cascina, e quindi noi da 10 anni ininterrottamente stiamo ricordando questo sacerdote che insieme ai suoi familiari fu ucciso qualche ora prima della strage di Sant'Anna di Stazzema, perché insomma faceva il sacerdote, quindi curava sia i partigiani che i nazisti, cercava in qualche modo di curare il suo gregge indipendentemente dall'appartenenza delle fazioni. Per questo è stato decorato con la medaglia d'oro al valor civile. A rappresentare l'amministrazione comunale c'era l'assessore Gabriella Porcaro, che ha messo in evidenza come la storia di Don Menguzzo sia un esempio importante e ancora attuale. Allora, Don Fiore Menguzzo ci trasmette sicuramente l'importanza di una generosità e di una solidarietà che ha effettivamente dimostrato nel periodo della guerra. Ha accolto tutte le persone che si rifugiavano, insomma, che avevano bisogno di rifugiarsi dalla guerra e poi ha pagato con la sua stessa vita perché appunto nell'eccidio, dopo aver visto morire i suoi familiari, poi ha sacrificato se stesso. Quindi diciamo che per noi appunto questa figura è importante, deve essere ricordata non solo per il fatto che appunto ha sacrificato se stesso, ma perché da questi momenti noi dobbiamo trarre un esempio e soprattutto combattere il male, quindi cercare comunque di evitare che questi sentimenti di odio si possano propagare.